Ricordiamo le associazioni che sono, diciamo, incluse in questo progetto. Sì, le associazioni sono Adiconsum Calabria, Codacons Calabria, Asso Utenti e Unicon Calabria. Quindi sono 5 associazioni che gestiranno i 7 progetti che sono stati candidati a finanziamento con le risorse ministeriali. Le risorse ministeriali, voglio che sia chiaro, derivano, sono delle risorse pubbliche sì, ma che derivano dalle sanzioni che vengono comminate dalle autorità a seguito dell'azione delle associazioni dei consumatori e poi vengono messe al servizio delle associazioni dei consumatori per progetti che promuovono i servizi a favore dei consumatori e degli utenti. Quindi sono risorse che ci conquistiamo sul campo con la nostra azione. Quali sono i progetti che hanno vinto? Il progetto di fatti era superare dei criteri abbastanza rigidi a cui si sono candidate diverse associazioni della Calabria, ma che però nella selezione hanno superato soltanto in 5, quelli che ho citato prima, le 5 associazioni che citavo prima. Gli sportelli dei consumatori si occupano di diversi settori, tra i quali naturalmente anche quello dell'energia, così come quello dell'e-commerce, delle banche, delle assicurazioni, insomma di tutti quei settori nell'ambito dei quali i cittadini utenti hanno bisogno di consiglio, di supporto, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di tutela. È un progetto realizzato, sono 2 progetti, voglio dire, realizzati grazie a dei fondi che sono stati messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tant'è vero che oggi qui con noi c'è un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico che esporrà insieme alla Regione Calabria, insieme naturalmente ad Union Camere, all'Ufficio Scolastico Regionale, tutto quello che è il progetto, i progetti che abbiamo realizzato. I vantaggi per i consumatori e come accederanno, insomma, a questi vantaggi? Accederanno in 2 modi. Innanzitutto, come dicevo, c'è una piattaforma digitale alla quale si può accedere per avere notizie su quelle che sono le normative di riferimento, su quelli che sono i consigli, su quelle che sono le buone pratiche. Dopodiché potranno naturalmente accedere fisicamente presso gli sportelli e gratuitamente le associazioni dei consumatori che attraverso un bando si sono aggiudicati la possibilità appunto di gestire questi sportelli potranno aiutarli, diciamo, di persona. Dove saranno gli sportelli? Gli sportelli sono 8 in tutto il territorio regionale, ce n'è uno per ogni capoluogo di provincia e gli altri sono a Siderna, Gioia e a Cornigliano Rossano. Sono per ora 8, speriamo che anche negli anni successivi possano essere incrementati, perché questo è un progetto che non dura soltanto per quest'anno, ma il Ministero dello Sviluppo Economico ci dava notizia proprio questa mattina che ci saranno ulteriori fondi per poter ampliarlo. Quant'è l'investimento? Quanti fondi? Ma i fondi che sono stati utilizzati sono oltre 300.000 euro per ora e sono i proventi delle sanzioni che vengono inflitte a coloro i quali violano quelli che sono le norme a tutela dei consumatori.